Onorevole, qui a Foligno questa mattina un po' è veramente il centro del mondo, no? Come si dice, almeno di quello umbro, e per quanto riguarda un po' di storia, per non dimenticare quello che è stato il bombardamento della città, ma anche per non dimenticare e ricordare quella che è stata la ricostruzione che in fondo ha salvato, come ha detto anche il dottor Moretti, molte vite. Beh, intanto abbiamo iniziato con rendendo onore ai caduti di quei bombardamenti che 74 anni fa hanno distrutto la città di Foligno. Onore ai caduti di tutte le guerre e anche onore ai caduti in missione di pace. Purtroppo le bombe, le guerre non rappresentano soltanto una storia del mondo, rappresentano anche tante storie di oggi, dove i nostri soldati, le nostre forze armate garantiscono appunto missioni di pace, cercano di garantire una convivenza civile in alcuni paesi dove purtroppo invece assistiamo ad una violenza molto, molto forte, con popoli che scappano, che cercano di trovare luoghi più tranquilli per scoprire il piacere della libertà e della democrazia. Accanto a questo, giustamente, Foligno ricorda anche un altro evento forte, quello del 1997, con un terremoto che ha devastato non solo questa città, ma una parte molto significativa dell'Umbria, e a 20 anni da quell'evento, giustamente, con orgoglio, traccia un bilancio che è un bilancio molto positivo.